Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, da questo luogo dove Padre Pio spesso sostava, ecco, accanto a questa statua di Gesù nell'orto del Getsemani. Qui lui sostava spesso anche con i suoi figli spirituali e sicuramente avrà avuto anche modo di fare lunghe passeggiate col suo breviario per la meditazione e la preghiera. E Suor Pura Pagani, una suora che è morta in concetto di santità, è stata aperta da poco la causa di beatificazione e canonizzazione, che ci racconta questo episodio. Anzi, Suor Pura lo ha raccontato a padre Marcellino Iasenzaniro nel 1997. Suor Pura racconta che aveva programmato un viaggio qui a San Giovanni Rotondo, voleva venire a trovare padre Pio, che aveva già incontrato tante volte. Ma prima di andare, passò a trovare il parroco della sua città di Cavezzale, in provincia di Vicenza, Don Giancarlo Stella, che era ricoverato in ospedale per un tumore al polmone. L'ammalato chiese a Suor Pura, ecco, conoscendo di questo viaggio che doveva fare, chiese di affidarlo alle preghiere di Padre Pio, e lui disse proprio questo: dite qualcosa a Padre Pio della mia malattia, cara Suor Pura. E così fece. Suor Pura, giunta a San Giovanni Rotondo insieme a qualche altra persona, la fecero accomodare nel corridoio della portineria, dove sarebbe da lì passato poi Padre Pio. Però Suor Pura racconta che lei era talmente immersa nei suoi pensieri che nel momento in cui Padre Pio giunse, allora gli diede la mano da baciare, gli espose qualche sua piccola richiesta, ma dimenticò totalmente la richiesta di Don Giancarlo Stella. Allora, prima di, ecco, chiudere questo breve colloquio, quindi passare ad un'altra persona che era accanto, fu proprio Padre Pio a dire a Suor Pura: ma hai altro da dirmi? A quel punto, racconta Suor Pura, io rimasi un po' perplessa perché su quella domanda, ma poi si riprese e gli chiese: sì, padre, proprio il nostro parroco, Don Giancarlo, sta male, ha un tumore, e aspetta una vostra risposta. E Padre Pio subito alza gli occhi così al cielo, e poi dice: ma se Dio ha disposto che lui muoia, lui da me che cosa vuole? E subito Suor Pura ribatté dicendo: padre, che guarisca, padre, lui vuole guarire. Padre Pio rimase un po' in silenzio e poi disse: beh, lasciamo andare. Terminata questa frase, salutò Suor Pura e andò via. Suor Pura doveva, ecco, dare questa risposta a Don Giancarlo. Allora, tornata a casa, le altre consorelle le dissero che Don Giancarlo Stella aveva lasciato l'ospedale, stava benissimo e non aveva più bisogno dei medici, ed erano ormai passati 30 anni. Lei nel 97 raccontò questo episodio. Erano ormai passati 30 anni da quel fatto così particolarmente straordinario.